Allora, l'ultima volta credo di avervi parlato della pillola, ma quello che mi è successo giorni fa lo devo raccontare. Preparatevi, signore e donne di una certa età, e non scandalizzatevi, perché se vi scandalizzate spegnete subito. Allora, una ragazzina di anni 17 va nell'azienda a chiedere la pillola del giorno dopo. Naturalmente i colleghi dicono: signora, guarda, ci vuole la ricetta. Dice: ma quanti anni ha lei? Dice: ho 17 anni. Dice: ma c'è anche la. No, 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 dice, non vuoi quell'altra. No, no, vuoi proprio quella giusta. No, no, quei prodotti equivalenti. Dice: guarda, ci vuole la ricetta. Dice: mi dispiace. No, mi dà il medico, non vado mica. Insomma, senta, se vuole. Boh. Questa va a casa, la madre mi conosce. La sono stata in farmacia e mi hanno rifiutato la pillola del giorno dopo. E sua mamma le dice: senti, ma dammi da metami, te vai da farmacia, te domandi del dottor Carlo, te vai da dottor Carlo, dottor Carlo conosce il vivere del mondo, poi dica che. E dice: ma vaso ti, mamma? No, no, vaso ti, te la spicci ti, devo dare un zomino. E questa arriva. Allora io sono in ufficio. Arriva dentro uno dei miei colleghi e dice: dottor Ghiseria, una ragazza che vada a parlargli. Lo pensavo magari, siccome adesso la cantina Marchetti o cosa, che parlassi magari a mio figlio, per, eccetera, eccetera. Questa arriva, entra, si apre la porta, c'è un divano rosso che i miei colleghi si sentono, ed è imbarazzata. Mi dica il problema, papà, o del tuo, anche a me pare, o del, io mi ricordo. Dimmi il problema, penso che dite, da già che tu dica. Che problema hai? Dottore, è una roba un po' difficile, da, insomma, dico: senti papà, se ti sei venuto per parlarne, dico. E Selvada dice: mi ieri ho una tromboamicizia. Tromboamicizia, mi dai colpo a pensare che la avesse un trombo alla gamba, dico: ostia, un trombo, no, la aveva una tromboamicizia. Ho detto: ostia, te sei proprio vecchio come il cucco. Però, sa, dice, io ho questo mio scopo amico, ostia, scopo amico, morale, tromboamicizia, lei era nata al night, l'aveva fatta una mezza balla, aveva avuto un rapporto non con uno, ma addirittura, da quel che ho capito, credo che uno sia sta poco, lei era mezza ambriaca. Insomma, la favola non lo sapeva se aveva precauzioni, se aveva preservativo, mi non so dire niente. Aveva avuto una tromboamicizia. Dopo è andata via, naturalmente tutto si è concluso, l'ho mandata dal medico, evidentemente, ma come le è uscito dalla porta, sono andato su internet, perché io questa qui la matò per le balle, perché tromboamicizia. Oh, c'è tromboamicizia sull'internet. La tromboamicizia è un rapporto sessuale che deve essere occasionale, non superiore alla settimana, perché se no almeno di un mese, perché allora non c'è pericolo così dell'innamoramento che è legato solamente, e che quello con cui fa normalmente le ragazze lo chiamano lo scopamico. Mi credevo scopamico che per scopare la cucina, magari lo so, una non è buona da scopare la cucina, dice: ciao, Tamanini, vado a che dispiace scoparmi la cucina. Ecco, questo è lo scopo amico. Allora, questo per dirvi di quello che è la terminologia, il cambiamento. Allora, una che ha rapporti con suo marito deve cambiare terminologia. Senti, caro, questa sera facciamo una tromboamicizia. E con questa tromboamicizia prego che voi chiamiate vostro marito lo scopa amico, perché può darsi che magari quel, vista l'età, scopa solamente le cucine, al che noi siamo sempre pronti a farlo.